Piccola premessa prima di iniziare: ogni storia ha due versioni e questa è la mia versione, quella vera. Prima ero una ragazza anonima, una nullità. Olive, è così che ti chiami, vero? Sì, ci conosciamo dall'asilo e abbiamo seguito 9 corsi insieme. Vuoi uscire con me? Brandon mi ha detto di essere gay. Tu hai detto che dovevo apparire etero, quindi... Ma non intendevo con me. È che mi torturano tutti i giorni. Dai, solo una scopata immaginaria e plateale. Ecco il momento in cui sono iniziati i guai. Ma non è Olive quella con Brandon? Dai! Oh! Dotti, ma non ti fermare! Non ci penso neanche! Pronto per il gran finale? Cosa? No! No, sì! Credevo che fingere di perdere la mia verginità sarebbe stato un po' più speciale. Brandon mi ha detto tutto. Fai lo stesso con me. Forse per me stava diventando un'abitudine aiutare gli oppressi. Phil Lord mi diede $100 per raccontare che avevamo fatto sesso dietro la biblioteca. Brian Hughes me ne diede 200 per un triangolo con sua cugina Pam. Il 20% da Bath & Body Works. È questo che vale per te il nostro finto appuntamento segreto. Io ho sconvolto il tuo mondo. Hai una certa reputazione. Con quella bugia non volevo farmi notare, però mi piaceva essere notata. A volte ricordi una squillo. Mamma! Di lusso, vorrebbe dire. Per i governatori o gli atleti. Dobbiamo cacciarla dalla scuola. Fregatene dei Barbara. So cosa stai facendo. Se ti prometto che non lo dirò a nessuno, ti fai baciare. L'hai voluto tu, te la sei andata a cercare ed ecco le conseguenze. Brucia! Ho vissuto una situazione simile alla tua età. Avevo un'orribile reputazione. Perché? Andavo a letto con un mucchio di gente, soprattutto ragazzi. Mamma!